Allora, benvenuti a tutti, benvenuti, bentornati. Allora, vi faccio vedere subito il microfono. Cioè, non che vi faccio vedere il microfono. Vi faccio vedere subito una cosa che mi ha preparato, un regalino che mi ha fatto il nostro caro Pepe Shark, nostro caro amico di battaglie. Eccolo qua, ragazzi. Il cappellino, non so se si vede, vabbè, di regola sì. Il cappellino nuovo, dopo quello di Stormplayer, mi ha fatto anche quest'altro regalo. Il nostro Monacella umana, cioè sono io travestito da Monacella, da lumaca. Quanto sono bello, grazie a Peppe, che ci regala sempre cose divertenti. Vi starete chiedendo Monacella umana cosa vuol dire? Vabbè, sono cose vecchie, magari per chi ci ha seguito nelle vecchie live sul canale Viola, quando giocavamo al vecchio Warzone. Sono una Monacella umana. Ah. Premettendo che non sono scorretto io sulle gare online di Gran Turismo 7, non sono scorretto. Non mi piace essere scorretto, però quando si incontrano la maggior parte delle volte, perché comunque sono ancora a classe B, se ne trovano tanti di rivali molto scorretti, quando gli altri sono scorretti con me, che succede? Io sono scorretto il doppio, quindi non mi va che dobbiamo fare a macchine da scontro, dobbiamo giocare a macchine da scontro, non mi va. Quindi vabbè, in questo video vedremo un complotto, no vabbè, no, complotto no, è impossibile. Comunque è stato un complottino di auto che all'inizio della gara, vedrete, che si sono scaraventati addosso a me per buttarmi fuori, perché avevano visto magari, forse all'inizio ero troppo veloce perché sono partito dalle ultime posizioni. Oltre 3-4 macchine, da quello che ricordo, che hanno cercato di buttarmi fuori strada. Mi è andata molto bene perché sono andate a finire poi fuori loro. Mi è andata molto molto bene in questo senso. Poi durante la gara ho scalato delle posizioni, non vi dico quante, poi lo vedrete nel video. Sono arrivato all'ultimo giro, credo, il penultimo, terzultimo giro. Che comunque sono 5 gare qui, sono 5 giri. Succede che il pilota davanti a me sbaglia, perché magari avevo messo un po' di pressione ma non stavo facendo nulla di scorretto. Lui sbaglia, mette le gomme sull'erba, sulla sabbia. Io faccio la curva, la faccio bene, la faccio meglio di lui. Vado in sorpasso, lui viene addosso perché stava rientrando in carreggiata. Lui viene addosso a me e si gira, in pratica si fa a testa coda. E io vado a terminare la gara poi. Non vi dico in quale posizione, comunque lo vedrete voi. Non vi voglio spoilerare nulla per quanto riguarda la posizione. Comunque, a fine gara, poi io non l'ho fatto vedere nel video perché non l'ho registrato nemmeno, a fine gara mi è arrivato anche un messaggio sulla chat di Gran Turismo dove mi diceva questo pilota inglese, penso, non ricordo, e mi scrive che sono stato scorretto, cioè cose del genere. Ma io non credo di essere stato scorretto in nessun caso, tranne in un'occasione, lo vedrete sempre nel video. Il pilota davanti a me mi stava coprendo la strada, non mi stava facendo sorpassare. In quel caso in curva poi l'ho toccato appena appena, è andato a finire fuori perché mi stava facendo perdere tempo. Vabbè, queste cose accadono. Comunque non ho preso nemmeno la penalità, perché sappiamo che Gran Turismo non dà penalità per quanto riguarda tocchettini e cose così. Comunque, ritornando all'altro pilota, niente, mi scrive che sono scorretto. Adesso io non gli ho nemmeno risposto, penso, non ricordo, oppure anche se le volevo scrivere. Vabbè, comunque, la chiudiamo qui, ragazzi. Se il video vi piace, guardate il video. Se il video vi piace, lasciate like, lasciate quello che volete, il commento anche, voglio. E fatemi sapere se sono stato corretto in gara oppure no, cosa ho sbagliato e cosa non ho sbagliato. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, let's go!